Buongiorno a tutti, state vedendo il lavandino della mia cucina. Dentro c'è dell'acqua, ora ve ne potete rendere conto. E in quest'acqua io faccio cadere delle perline di legno. Queste perline di legno erano di un coprisedile di un'automobile estivo che non serviva più e le ho recuperate. Ecco qua, ne metto una. Ovviamente galleggia per la spinta di Archimede e vaga in maniera abbastanza libera a seconda delle correnti che ci sono nell'acqua. Ora, piano piano metterò delle altre perline e vediamo quale può essere l'interazione tra di loro. Ecco, già potete vedere che alcune perline spontaneamente, per così dire, si uniscono insieme, come se fossero magnetiche. Questo è un effetto della tensione superficiale dell'acqua, che ha una grandissima forza di coesione. Però possiamo trovare delle affinità con quello che succede nello spazio tra i corpi celesti, quindi tra i pianeti, tra le stelle, che con la loro massa e forza di gravità si attraggono l'uno con l'altro tendendo a avvicinarsi. Questo è appunto un effetto della gravità, qui invece è un effetto della tensione superficiale, ma è un sistema molto molto simile, anche un sistema che porta a aggregare alcune molecole che sono sparse magari nei gas oppure nei liquidi, a volte per invece forza elettromagnetica. Come vedete, l'unione tra alcune perline comincia a essere abbastanza forte quando si avvicinano e cominciano a formarsi delle vere e proprie strutture. Ora lascio a voi l'osservazione, mano a mano aggiungo perline per vedere l'effetto di quello che succede. La disposizione delle perline possiamo dire che segue un criterio caotico, ma tende a certe forme di ordine. E questo succede in tutto l'universo in maniera diversa. Bene, per me è stato anche divertente e spero che lo sia stato anche per voi. Arrivederci.